Cristo. Grazie a tutti. Mi sentite? Abbiamo sempre saputo che non sarebbe stata facile, però fino avanti, no? Io qualche mese fa mi è venuta in mente questa idea quando ho visto, poi parlavo con Roberto e mi raccontava che da lì a poco il Presidente del Consiglio avrebbe di fatto occupato militarmente la televisione pubblica e poi ci infilano il canone in bolletta. E di fatto l'avrebbe fatto come? Con una legge addirittura peggiore della legge Gasparri, attraverso la quale esclusivamente il partito di governo piazza i direttori di rete, Rai 1, Rai 2, Rai 3, che a loro volta decidono i direttori di telegiornali, PD1, PD2 e PD3. Addirittura hanno riconfermato il direttore del TG1, Mario Orfeo, proveniente tra l'altro dalla scuola di Caltagirone, perché dava uno spazio spropositato alle ragioni del sì, di fatto azzittendo le ragioni del no. E hanno mandato via una signora che si chiama Bianca Berlinguer dal TG3 perché più o meno dava lo stesso identico spazio. Allora io ho pensato, qua ci sono due alternative, o passo magari l'estate, mi lamento su Facebook, scrivo qualche post a vetriolo, oppure devo tirar fuori un'idea. E mi sono messo in moto, ho comprato uno scooterone con i miei soldi e ho girato tutte le piazze d'Italia, è stata una meraviglia incredibile, oggi si conclude qui a Nettuno. La verità è soltanto una, e ruota tanto intorno alle Olimpiadi. Poi sì, l'ha detto Beppe, l'ha detto Luigi, cioè, qualche errore lo facciamo, è normalissimo, nessuno è perfetto per l'amor di Dio. Ma voi, da Renzi, a chiedergli se sapeva che il suo decreto salva banche avrebbe distrutto la vita a migliaia e migliaia di italiani, gliel'avete mai chiesto? Ad Alfano, che oggi si permette di giudicare Alfano, uno che c'è un partito con più indagati e inquisiti che elettori, gliel'avete mai chiesto se ne era a conoscenza che il senatore Caridi, arrestato grazie anche alla pressione del 5 Stelle qualche settimana fa, che ha transitato per il partito Nuovo Centrodestra, se sapeva appunto che Caridi faceva parte, secondo la procura antimafia, della cupola segreta ed era un dirigente della cupola segreta e nascosta dell'Andrangheta, il ministro dell'interno, gliel'avete mai chiesto questo al ministro dell'interno? E alla Boschi, gli avete mai chiesto se fosse a conoscenza, se era a conoscenza, che il padre, mentre lei già era ministro dei rapporti con il Parlamento, a 300 metri dal suo ufficio incontrava il massone Flavio Carboni, già condannato per il crack del Banco Ambrosiano, quello per cui venne suicidato Roberto Calvi, il banchiere di Dio a Londra, per chiedere consigli al massone condannato per il crack del Banco Ambrosiano su chi nominare in Banca Etruria, quella stessa Banca Etruria sulla quale sono intervenuti tutti i membri più importanti del governo e che ha portato alla distruzione della vita a tante famiglie. E allora quando qualcuno scrive che noi stiamo vivendo qualche ora di difficoltà, io veramente volo alto perché ho fatto 4.000 chilometri e io la difficoltà so che gli italiani la stanno vivendo. In Toscana la vivo, sono passato lì, la vivono gli operai dell'ex Lucchini, perché non c'è un reddito di cittadinanza che gli salva la vita. Poi si va su in Liguria, e lì ci sono stato, e lì ci stanno tanti tanti pensionati da 440 euro al mese, e in Parlamento ci giudicano pensionati che si beccano 90.000 euro al mese, i pensionati dove? E da lì ho tagliato tutta la pianura padana, e sono arrivato fino in Veneto, dove ci sono imprenditori strozzati dalle tasse, da quelle tasse che Renzi, che mente ogni istante dice di aver abbassato e che si taglierebbero una mano piuttosto di licenziare un impiegato, e campare solo degli eroi quegli imprenditori veneti. E poi sono sceso giù in Emilia Romagna, dove ci sono anche problemi con i lavoratori stagionali e dove un investimento ancora maggiore in turismo, in cultura e in gastronomia porterebbe lavoro. E poi sono sceso e sono andato nelle Marche e ci sono stato a Sirolo, una piazza piena, e ascoltavo le storie degli italiani che mi dicevano che il crack delle banche, di Banca Marche, gli aveva distrutto la vita, e si erano fidati di alcuni direttori delle banche, avevano comprato delle obbligazioni e non avevano ricevuto informazioni perché Banca d'Italia non controlla, e perché Consob non controlla, e perché non abbiamo una banca nostra, una moneta nostra e il controllo sulla sovranità monetaria. E parlavo con quelle persone, ma
piaci, qual è la differenza tra il PD e una banca? Lei se le piace. Qual è oggi la differenza tra il PD e una banca? Il PD, come le banche, gestisce in maniera torbida i nostri soldi. E lo fa da tanti tanti anni, perché si sono intascati centinaia di milioni di euro di soldi nostri, di rimborsi elettorali, e non hanno mai rendicontato un centesimo. E così le banche gestiscono in maniera torbida i nostri soldi, dando prestiti agli amici e degli amici alla politica, come MPS. Buboni enormi che hanno distrutto questo paese. E poi le banche magicamente falliscono. Ma come fa a fallire una banca nel 2016? PD e banche piazzano prodotti tossici, lo fanno entrambi utilizzando i direttori. Il Partito Democratico non piazza prodotti tossici. Come sono dei prodotti tossici alcune obbligazioni che piazzano, prendendo in giro i cittadini grazie al lavoro magari di alcuni direttori di banca? Non sono dei prodotti tossici il Jobs Act, la buona scuola, lo sblocca Italia, il salvabanche e le riforme costituzionali, e non li piazzano dentro l'opinione pubblica grazie alla compiacenza di direttori dei telegiornali piazzati lì dalla stessa politica. E allora questa è la rivoluzione democratica, gentile, ma è una rivoluzione, e non arriveremo mai. Perché io dalle Marche poi sono sceso giù in Abruzzo, e anche lì ci sono tante tante difficoltà, e sono andato in Molise, ed è una regione dimenticata, se non ci fossero i carabinieri che ringrazio, e alcuni poliziotti che ringrazio, e alcuni magistrati che fanno un lavoro eroico, non ci sarebbe lo Stato in Molise. E li ringrazio, i carabinieri, perché loro, non il PD, ha fatto pulizia nel Partito Democratico Romano, loro, i carabinieri. E poi sono sceso e sono arrivato in Puglia, e ci sono agricoltori distrutti dall'olio tunisino, distrutti dall'olio tunisino, perché non abbiamo neanche più sovranità alimentare, non contano più i nostri prodotti, e il movimento è nato per costruire la sovranità. E poi sono andato in Calabria, dove l'Andrangheta ormai forma dirigenti e li piazza direttamente nelle istituzioni, dal comune di Reggio Calabria alla regione Calabria, al Parlamento della Repubblica fino a Bruxelles. Oggi le cosche fanno questo, e questo è il paese reale, non quello che racconta il Presidente del Consiglio. E questi drammi capitano quotidianamente, e dalla Calabria sono passato per Napoli, per la Campania, per la terra dei fuochi, quella terra dei fuochi dove i compagni, i cittadini della stessa regione di Carla, di Roberto, di Carlo e di Luigi muoiono ad ogni respiro. Ed era ministro dell'interno Napolitano nel 97 quando vennero segretate le confessioni di Carmine Schiavone, e disse dove si trovavano i rifiuti tossici che Camorra e politica avevano nascosto sotto le case dei cittadini campani. E senza la corruzione della politica le cosche non avrebbero la forza che hanno. E questo è il paese reale che io ho visto in oltre 4.000 chilometri. E costoro ogni giorno vivono difficoltà, non i giorni, questi due giorni che addirittura hanno oscurato il terremoto. Negli ultimi 48 ore sembra che il terremoto non ci fosse mai stato, addirittura dimenticati, perché bisognava parlare di che cosa? Di un'email, di un sms, di uno screenshot. Fate pure, ci siamo abituati da 3 anni, a me hanno detto anche a me qualsiasi cosa. Questo tour è stato oscurato anche perché? Perché andavo in tutte le piazze a spiegare il perché ci fanno la guerra, il perché, perché Orfeo è collegato con Caltagirone, e perché Caltagirone e questi palazzinari che hanno gestito Roma per 30 anni vogliono mettere le mani sulle Olimpiadi. Perché? Perché è un'ennesima mangiatoia per tutte queste persone, da sempre. E scopri che Caltagirone ha la possibilità, l'esclusiva della costruzione dei decreti sui terreni di Tor Vergata. Lo stesso Caltagirone che è proprietario del Messaggero, proprietario del Mattino di Napoli da cui viene Orfeo. Lo stesso Caltagirone che si è sentito un padrone di Roma per tanti anni, insieme a Montezemolo, insieme a Malagò. E noi dovremmo far fare a costoro le Olimpiadi, allo stesso Montezemolo. Allo stesso Montezemolo che fu organizzatore dei mondiali di calcio del 90, la cui ultima rata di debito l'abbiamo pagata a gennaio scorso. Qua ci vogliono soltanto togliere sovranità. E più ci avviciniamo verso il risultato, e più alzano gli attacchi. Poi, attenzione, io lo dico, l'enorme violenza di certi attacchi che abbiamo ricevuto a noi ci ha fatto fare le ossa. E sono convinto che se avessero utilizzato lo stesso identico parametro, magari, o metro, con gli altri, l'Italia sarebbe più pulita. Ma noi questi attacchi in questi anni ci hanno rafforzato, perché io primi tempi andavo magari e dovevo fare anche un po' di esperienza, perché tutto è esperienza. Ma oggi io non li temo, non li leggo,
non li leggo, vado avanti. Più loro occuperanno la RAI e più noi scenderemo in piazza, ed ogni persona in più che stasera sotto la pioggia in questa piazza gremita è una goccia di sudore freddo in più che cala lentamente dalla fronte del Presidente del Consiglio. Le riforme costituzionali sono state dettate dalle grandi banche d'affari, perché nel 2013 la JP Morgan, la banca responsabile anche del crack sui mutui negli Stati Uniti d'America, se ne esce con un documento e dice che occorre superare le costituzioni dei paesi del Sud Europa perché rappresentano un ostacolo all'integrazione europea, e per integrazione europea parlano di integrazione bancaria, non di diritto di persone, perché per costoro il mercato è più importante dei diritti degli esseri umani e il prezzo di qualche obbligazione è più importante del sudore della fronte dei cittadini. Questo è il sistema che vogliono costruire, un sistema di privatizzazione selvaggia, in cui poco a poco ci tolgono i diritti, ma in cambio ci danno i bonus. È lo stesso sistema delle riforme costituzionali, perché ci tolgono il diritto a scegliere deputati e senatori, perché con l'Italicum, che qualcuno continua a dire ma a voi farebbe comodo, lo capite o no? Che io prima di pensare ad una cosa se fa comodo o meno, penso se sia giusta o meno! Se noi avessimo fatto quel che ci conveniva e non quel che era giusto fare, ci saremmo tenuti i soldi dei rimborsi elettorali. Non avremmo detto pubblicamente che quando saremo al governo dalla RAI cacceremo i partiti, Mediaset pagherà le tasse e nessun giornale si beccherà un euro di contributo pubblico. Neanche un euro. E l'abbiamo detto! Con l'Italia come il 70% della Camera dei Deputati verrebbe composta da nominati. Questi stanno costruendo una repubblica non più fondata sul lavoro ma fondata sulle nomine. E il 100% dei senatori verrà scelta appunto dai partiti politici, gli stessi che hanno distrutto questo paese, pescando all'interno dei consigli regionali e regalando a questi consiglieri divenuti magicamente e nominati dai partiti l'immunità parlamentare, ovvero non potranno essere perquisiti, intercettati o arrestati senza il voto della Camera. E allora un domani, se uno di questi consiglieri che diventerà magicamente senatore e avrà l'immunità parlamentare, questa immunità magari ostacolerà il lavoro di alcuni magistrati e manderà a tarallucce e vino un processo su corruzione, quanti quattrini persi da noi cittadini italiani ci saranno? E allora decade anche la logica del risparmio, perché vuoi risparmiare, dimezzi i compensi dei deputati e dei senatori, vuoi velocizzare l'iter legislativo. Io ho deciso di partire quest'estate perché mi sembrava immorale che Madama Boldrini avesse concesso 41 giorni di ferie ai parlamentari della Repubblica, e costoro vanno in televisione dicendo ogni giorno che per velocizzare il processo legislativo occorre cambiare 50 articoli della Costituzione. Allora se vuoi velocizzare il processo legislativo, piuttosto che cambiare 50 articoli della Costituzione, perché non obblighi i parlamentari a lavorare dal lunedì al venerdì e gli dai delle ferie normali e non 41 giorni di ferie? La verità è che il processo è quello della privatizzazione selvaggia, del toglierci i nostri diritti e di darci il bonus. Ci tolgono la possibilità di scegliere direttamente i parlamentari, ma ci infilano il bonus dell'eliminazione di alcuni senatori. E qualcuno magari voterà sì dicendo cosa? Beh, meglio di niente, è già qualcosa. Queste frasi sono pericolosissime, il meglio di niente e il già qualcosa sono frasi pericolosissime. Qui c'è dell'altro, qui non c'è né il già qualcosa e né il meglio di niente. Qui c'è il meglio e basta, il meglio e basta, e noi siamo entrati lì dentro per fare il meglio, per garantire sovranità, perché senza sovranità non siamo più esseri umani, senza la possibilità di lottare tutti assieme per diritti condivisi, diritti alla salute, all'istruzione, ai trasporti, diritti a scegliere i senatori e i deputati della Repubblica, non siamo più cittadini, ma siamo sudditi di questi quattro cialtroni che io ormai, ahimè, frequento e non vi auguro di frequentare, ma qualcuno prima o poi li frequenterà al posto mio. Che non valgono nulla se siamo uniti, se siamo uniti siamo un popolo inarrestabile, se iniziamo a non credere a certe menzogne, se iniziamo ad organizzarci, se iniziamo a fare pressioni anche e soprattutto sul Movimento 5 Stelle affinché compia quel che ha detto, perché voi dovete essere ancora di più severi con noi, proprio perché noi siamo entrati lì dentro per cambiare, sappiamo che la perfezione è impossibile, ma sappiamo che dobbiamo tendere alla perfezione e riusciremo a farci a maggior ragione se ci sarà un controllo popolare del popolo intero intorno a dei parlamentari che sono dei dipendenti del popolo italiano all'interno delle istituzioni repubblicane.
Questo è il Movimento 5 Stelle, si poteva chiamare in un altro modo. È un non soltanto una speranza, ma una certezza per combattere contro un sistema che ci toglie diritti ogni giorno e ci toglie sovranità, perché qualcuno teme un popolo informato. Temono un popolo di cittadini che partecipa perché vogliono che la politica sia soltanto un'attività che soltanto loro possono compiere. Mentre la politica è la cosa più bella che possiamo fare, perché significa metterci assieme, scendere in piazza, in questi luoghi che sono bellissimi, e provare assieme a risolvere dei problemi. È bellissima. La politica è stupenda, ce l'hanno inquinata, ma è bellissima. E siamo questo. Loro temono un popolo informato, temono un popolo anche abbastanza, non lo so, né ricco nella media. Per quello ci vogliono abbastanza, non proprio miseri, però abbastanza poveri. Perché se siamo poveri o abbastanza poveri, dediti più che altro alla sopravvivenza che alla vita, non ci dedicheremo mai alla politica. Penseremo più magari a riempire un piatto a casa o a come ricoverare una suocera, perché la sanità l'hanno distrutta, la sanità pubblica. E scopri che tra alcuni finanziatori delle convention del Presidente del Consiglio ci sono le cliniche private. E allora capisci benissimo il disegno, perché io la frase che più ho ascoltato durante questi 4.000 chilometri per l'Italia è stata: qui hanno chiuso l'ospedale. La frase che più mi hanno detto i cittadini, ed è un disegno: si chiudono gli ospedali e magicamente sorgono le cliniche private, e addirittura ti spingono ad andare verso la clinica privata. Alle volte costa addirittura meno la clinica privata e ci metti meno tempo per un TAC, ma non è più diritto, è un business attuato da qualcuno. E la Costituzione invece questo difende, e loro con leggi ordinarie hanno distrutto i nostri diritti. Ma ora gli serve tempo, velocità gli serve, scusate, velocità, perché sentono in lontananza che sta arrivando una forza politica sempre più forte, perché l'hanno messo nel conto che potremmo arrivare al governo un giorno, e dato che l'hanno messo nel conto devono arraffare velocemente tutto quel che si può arraffare. La dinamica è quella di un ladro che si trova dentro una casa privata e sente in lontananza il suono della sirena della polizia, arraffano tutto quel che si può arraffare momentaneamente. Questa è la dinamica e questo è il popolo. E questa è una rivoluzione gentile e democratica, dovreste ringraziarci tutti, perché senza il movimento capace di incanalare, senza Peppe Gianroberto, di incanalare una giusta e sana rabbia all'interno di un percorso democratico e di partecipazione, chi va in piazza oggi? Chi va in piazza? Pensate se qua ci fosse stata la Boschi, c'erano militari, centinaia di poliziotti, dei carabinieri. Senza barriere noi andiamo in piazza, io do gli appuntamenti ai motociclisti che vengono e mi fanno da scorta, e sono a centinaia. Pensate se ci fosse stata la Boschi 4 che scorta. Ma io ho capito che le scorte non servono a salvare o comunque a proteggere la Boschi dei cittadini, ma i cittadini dalla Boschi. Io ho capito perfettamente lì dentro che è tutto un sistema, tutto un disegno. Distruggere la scuola pubblica con la buona scuola è fatto apposta, perché quello di cui hanno bisogno sono insegnanti frustrati, perché se un insegnante è frustrato insegna peggio, e se insegna peggio ci sarà un popolo ogni giorno più ignorante e quindi più controllabile e manipolabile da quei sistemi informativi gestiti dalla stessa partitocrazia di destra o di sinistra, che si è sempre spartito i nostri soldi in questi anni e che ha mangiato, divorato Roma, e che ancora pensa di poterla mangiare, ed è terrorizzata appunto della possibilità della perdita della mangiatoia, e fa una pressione immane rispetto alle Olimpiadi, e un enorme no alle Olimpiadi secco chiaro potrà veramente far tremare i palazzi del potere. Noi abbiamo un'enorme possibilità. Quando ci faranno votare, perché ancora non sappiamo, perché che sta succedendo? Che Renzi va dalla Merkel e gli chiede una mancetta, e per ottenere una mancetta gli agita lo sparacchio del Movimento 5 Stelle: e Angela, padrona mia, dammi una mancetta, altrimenti c'è il rischio che vincono i no e poi questi mi costringeranno magari a dimettermi. È molto molto pericoloso. E secondo voi gliela darà la Merkel la mancetta? Sì. E lui magari se la spenderà alzando qualche pensione minima. Ma tanto il gioco lo conosciamo già, no? È il gioco degli 80 euro te li do prima di votare, poi dopo ti alzo le tasse locali e a qualcuno addirittura gli chiedo gli 80 euro in cambio. E questo è il gioco. Una repubblica fondata sul lavoro l'hanno trasformata in una repubblica fondata sulle mancette. Oppure su una repubblica fondata sull'asfalto elettorale, sulle rotatorie costruite magari la settimana prima del voto, perché fanno sempre così. E allora guardatele le differenze. Se le parole
parole hanno poco valore, guardate chi va sempre in piazza da 3 anni a questa parte, anche quando non si vota, anche quando non si vota, perché noi siamo in piazza la settimana dopo le elezioni, non soltanto la settimana prima, e noi lasciamo le piazze più pulite di come le abbiamo trovate, e questa è la logica che ci spinge ad amministrare nei comuni con migliaia di difficoltà, con migliaia di difficoltà. Ma pensate che sia facile provare a combattere per riconquistare la sovranità in questo paese a sovranità limitata, dove le decisioni addirittura sulla Costituzione vengono prese in qualche consiglio di amministrazione, qualche banca d'affari a Bruxelles, a Washington, a Francoforte o a Berlino? Pensate che sia facile, con questo sistema così incancrenito, con questi politicanti così professionisti del caos, della confusione, delle leggi, delle controleggi, dei rimandi e dei controrimandi, dei cavigli e dei controcavigli, dei commi e dei controcommi, una repubblica costruita per non far capire nulla al popolo, perché se il popolo non capisce è meglio, e quella classe dirigente, come si chiamano loro, potrà continuare a utilizzare la repubblica per scopi personalistici. Pensate che sia facile, noi da soli non ce la facciamo. E questa frase io l'ho detta sempre dal primo giorno in cui sono entrato in Parlamento. Un politico tradizionale viene in piazza la settimana prima del voto e dice: votatemi, vi prometto che. Noi siamo in piazza ogni giorno da 3 anni a questa parte e vi diciamo che da soli non ce la facciamo, perché non ce la può fare nessuno a rovesciare un sistema ingiusto che permette addirittura appunto la distruzione della sanità privata e la sussistenza e l'esistenza di povertà, che deve andare di passo poi insieme magari all'opulenza più eccessiva, perché l'opulenza ha bisogno della povertà e perché il sistema ha bisogno anche dei poveri, altrimenti il voto di scambio magari verrebbe spazzato via, ed è per quello che il reddito di cittadinanza lo osteggiano così tanto, perché darebbe dignità e perché distruggerebbe il cancro del voto di scambio in questo paese, purtroppo ancora succube del voto di scambio dovunque, da nord a sud. Ho concluso i comizi di tutte queste piazze raccontando una piccola storiella. Non me la racconto, se no. Immaginate di avere. Immaginate di avere una pentola d'acqua calda, bollente, e di avere una rana. Ora prendete questa rana e la infilate nella pentola d'acqua bollente. La rana sente che appunto l'acqua è caldissima, capisce che morirebbe da un colpo di zampa e si salva la vita. Si salva la vita in tempo perché ha coscienza del pericolo. Ora prendete la stessa rana e la infilate in una pentola di acqua fredda e prendete questa pentola e la mettete sul fuoco e accendete il fuoco lentamente. La temperatura sale poco poco. All'inizio la rana neanche si rende conto che la temperatura sta salendo e sente quasi un leggero tepore, come se avesse ricevuto 80 euro. Successivamente si inizia a rendere conto del pericolo. Ehi, non c'è così tanto benessere. Inizia a stancarsi, a nuotare, a provare a saltare, ma è stanca, la temperatura sale. E alla fine prova a dare l'ultimo salto, ma non ce la fa e muore bollita. È quello che in fondo sta succedendo al popolo italiano negli ultimi anni e che potrebbe continuare a succedere se non fossimo capaci di alzare la testa in tempo, di dare quel colpo di zampa in tempo e di salvarci la vita assieme, perché soltanto assieme ce la possiamo fare. E allora queste sono piazze di riscatto e io vedo bandiere italiane e il Movimento 5 Stelle, ripeto, è un'opportunità. È un'opportunità, si poteva chiamare in un altro modo, è un'opportunità che ha dato a dei cittadini sconosciuti, che devono fare esperienza, per l'amor di Dio, ma che non hanno le banche alle spalle, i soldi pubblici, magari la massoneria toscana o le cosche che purtroppo determinano addirittura la carriera di alcuni politici, non ce le abbiamo alle spalle. E siamo entrati lì dentro, ogni qualvolta vogliamo alzare la mano e prendere la parola, la chiediamo e difendiamo le idee per le quali crediamo, possono essere giuste o sbagliate, ma lo facciamo senza che qualcuno ci abbia mai controllato, perché nessuno ci ha mai finanziato. E questo è il movimento, e ci sono delle bandiere italiane ed è una goduria vedere delle bandiere italiane in piazza, la santa vittrice bandiera, come la chiama Manzoni, la santa vittrice bandiera che noi qui stasera abbiamo l'orgoglio di vedere sventolare. E io voglio uscire da quel palazzo, tutti noi vogliamo uscire da quei palazzi senza alcun rimpianto, avendo la certezza di aver dato tutto, tutto quanto per cambiare il sistema. Noi vogliamo soltanto questo, guardarci in faccia a testa alta e dire: ce l'hai messa tutta, sì,
e non avere alcun tipo di rimpianto, perché i rimpianti hanno distrutto anche questo paese, le perdite di tempo, e manca anche la mancanza di coraggio. E in questa poesia, che si chiama Marzo 1821, Manzoni conclude dicendo: «O giornate del nostro riscatto, e queste sono piazze di riscatto, o dolente per sempre colui che da lunge dal labbro d'altrui come un uomo straniero le udrà, che ai suoi figli narrandole un giorno dovrà dire sospirando io non c'era, che la santa vittrice bandiera salutata quel dì non avrà». Noi stasera quella santa vittrice bandiera l'abbiamo salutata e lo possiamo dire con orgoglio. Viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana e viva il popolo sovrano. Grazie a tutti, grazie a tutti. Shut up.